Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di sanità, ma di lavoro nella sanità privata. In questo caso anche l'Abruzzo ha aderito alla mobilitazione nazionale dei lavoratori della sanità privata. I sindacati si scagliano contro AIOP e ARIS e chiedono, dopo ormai 14 anni, il rinnovo dei contratti di lavoro. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. Di nuovo in piazza gli operatori e le operatrici della sanità privata. Quest'oggi si sono riuniti con le bandiere dei sindacati davanti alla casa di cura a Villa Serena a Città Sant'Angelo. La titolare della clinica, Concetta Petruzzi, infatti, è la presidentessa dell'AIOP Abruzzo, l'associazione dell'ospedalità privata. Villa Serena oggi è il punto di riferimento dell'AIOP Abruzzo, per cui noi abbiamo inteso manifestare di fronte a questa struttura e non ad altre, perché rappresenta quella controparte che nega il contratto ai lavoratori della sanità privata in Abruzzo. Per noi questa è la parte più importante. Da dire che rifiutandosi di firmare un contratto discusso e le cui posizione era stata accettata da tutte le parti al tavolo, il 30 di luglio ritirarsi ha creato ulteriore astio dei lavoratori nei confronti di questi signori. Ed è contro l'AIOP e l'ARIS, l'associazione religiosa degli istituti sociosanitari, che i sindacati puntano il dito. Dopo 14 anni senza il rinnovo dei contratti e un lunghissimo periodo di trattativa, i magnati della sanità privata si sono rifiutati di firmare, pretendendo che a pagare siano le regioni, ovvero il pubblico. E questo è il casus belli dell'ennesima mobilitazione nazionale. Il contratto è stato fisicamente sottoscritto nella forma dell'intesa, quindi il contratto prevede la parificazione sia dal punto di vista salariale che dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, la parificazione con le professioni sanitarie del pubblico impiego. Pertanto dopo 14 anni di vacanza del contratto, dopo 3 anni di trattative serrate, dopo più interventi da parte del Presidente della Conferenza Stato-Regioni, nonché dal Ministro della Salute, che hanno dato certezze alla parte datoriale per per il proseguo della sottoscrizione del contratto, noi oggi siamo indignati e pertanto in tutta Italia 100.000 lavoratori della sanità privata protestano perché richiedono a gran voce dignità dal punto di vista lavorativo. Insomma, l'accordo era stato raggiunto, ma all'ultimo momento i grossi imprenditori si sono tirati indietro, mentre coloro che fino a qualche mese fa erano chiamati eroi o angeli per il fatto di svolgere la propria professione durante la pandemia, si ritrovano ora in mano un pugno di mosche. Non si era mai visto che un datore di lavoro si trattasse a un impegno sottoscritto con un'intesa, con le parti sindacali. I lavoratori, le lavoratrici della sanità privata sono stufe di avere a che fare con un'imprenditoria che prende soltanto. Ricordiamo che stiamo parlando di sanità pubblica, sanità privata accreditata. Queste lavoratrici e questi lavoratori garantiscono la sanità e la cura dei cittadini della nostra regione, ma di tutta Italia. Quindi noi pensiamo che se le associazioni imprenditoriali AIOP e ARIS non ripensano a questo atteggiamento, non saremo disponibili a concedere alcunché. Andiamo avanti nella rivendicazione di giusto salario e giusto diritti. Non è sopportabile per queste persone vedersi trattati in questa maniera. Voltiamo pagina. All'Università di Teramo si torna alla normalità ma in sicurezza. Da oggi si susseguiranno infatti le cerimonie di consegna delle pergamene ai laureati durante il periodo di lockdown. Emozione tra il pubblico presente nell'Aula Magna anche per il videomessaggio del ministro Manfredi. Le lezioni in presenza riprenderanno il 5 di ottobre. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Una grande emozione all'Università degli Studi di Teramo, per studenti, professori, per il personale tutto. In attesa di riprendere in presenza le lezioni previste per il 5 ottobre, da oggi si susseguiranno le cerimonie per la consegna delle pergamene. A riceverle coloro che hanno conseguito la laurea durante il periodo di lockdown. Rettore, che emozione! Intanto le lezioni rinizieranno il 5 ottobre e oggi ricominciano le cerimonie di laurea. Sì, è veramente una sensazione bellissima, è stata una scommessa ovviamente, devo dire concordata con i tanti laureati sia della sessione di aprile che quella di luglio, che quotidianamente e giustamente ci chiedevano un segnale di festa per questo evento che penso essere uno dei più importanti della vita. Ci abbiamo lavorato alacremente e devo dire che vedendo i risultati stamattina, sia il colpo d'occhio dell'Aula Magna ma anche il rispetto di tutti i protocolli, devo dire che il risultato è quantomeno apprezzabile. Come andrà il nuovo anno accademico? Il nuovo anno accademico ovviamente è pieno di incognite, complicate anche dalle ultime linee guida che giustamente impongono la tracciabilità e la gestione di eventuali casi, quindi noi ripartiamo con la fiducia piena che il semestre possa iniziare in presenza e chiudersi in presenza. Ovviamente qualunque problema siamo pronti nell'arco di qualche minuto ad affrontarlo, ci sono già le cosiddette aule Covid, quindi l'eventuale caso sospetto va direttamente in un'aula riservata e poi viene avvertita l'autorità sanitaria, però devo dire che con uno sforzo enorme quasi tutte le aule sono capienti per tutti i ragazzi che vogliono seguire. E ad emozionare il pubblico presente in Aula Magna arriva anche il videomessaggio del ministro dell'Università Gaetano Manfredi, che infonde speranza di ritorno consapevole alla normalità. Per i neolaureati oggi è comunque festa grande. Che giorno è per lei questo? Un giorno importantissimo, pieno di soddisfazione, hanno organizzato questa cerimonia splendida, sono molto felice. Adesso la politica. Il PD punta l'indice contro la regione rispetto al definanziamento del master plan per area di risulta di Pescara e discarica di Villa Carmine a Montesilvano. Il consigliere regionale Antonio Blasioli ha inviato una diffida ad ARAP. Sentiamo di più nel servizio di Paolo Renzetti. No al definanziamento di due importanti interventi nella provincia di Pescara, quali sono la riqualificazione dell'area di risulta di Pescara e la bonifica della discarica di Villa Carmine fra Montesilvano e Città Sant'Angelo. Di questo si è parlato questa mattina in conferenza stampa a Pescara presso la sala consiliare del comune con i consiglieri regionali e comunali del Partito Democratico, che hanno illustrato e detto che le delibere di giunta regionale 416 del 15 luglio 2020 e 535 del 31 agosto 2020 mettano a forte rischio i due interventi. La Regione Abruzzo revoca i fondi Master Plan e induce gli enti e le stazioni appaltanti a sottoscrivere una convenzione di progettazione del 7% dei fondi che erano stati dati dalla giunta di centrosinistra. Quindi per esempio per il comune di Montesilvano, per l'ARAP in particolare, dei 10 milioni circa 700 mila euro, per quanto riguarda l'area di risulta di Pescara il 7% di 12 milioni di euro. Perché noi chiediamo invece di non sottoscrivere queste convenzioni? Prima di tutto perché l'area di risulta è un appalto in concessione dei lavori, significa che chi parteciperà al bando produrrà la progettazione. Firmare una convenzione del 7% per la progettazione è del tutto inutile per l'area di risulta, perché progettazione non c'è, tutto è stato compiuto. Quindi al sindaco Masci gli chiediamo di assumere coraggio, di non sottoscrivere la convenzione, di fare causa eventualmente alla regione sulla base di un emendamento che io ho presentato e che salvaguarda gli enti locali sottoscrittori della convenzione, o di trovare altre soluzioni. Per l'ARAP di Montesilvano
Silvano invece noi abbiamo mandato una specifica diffida formale a sottoscrivere questa nuova convenzione, perché l'ARTA proprio qualche giorno fa ha avuto modo di dire del perdurante inquinamento del fiume Saline e quindi del mare e della necessità di opere di messa in sicurezza di emergenza, in particolare il barrieramento idraulico. Firmare anche qui una convenzione di progettazione non ha senso, perché non consentirebbe l'utilizzo di quei fondi per le opere di messa in sicurezza di emergenza. Adesso le elezioni amministrative, andiamo a Montorio al Vomano con Tania Bonici Castelli, andiamo a vedere un estratto dello speciale che abbiamo realizzato, l'appello del candidato extra e che è già andato in onda per quanto riguarda la città di Montorio e nei giorni scorsi anche per quanto riguarda Guardia Grele, puntata che potrete vedere comunque domani sera attorno alle 20:10 in onda su questa emittente. Noi le vediamo un estratto nel servizio. Essendo Montorio un comune con meno di 15.000 abitanti, si vota con un sistema maggioritario a turno unico. Viene eletto cioè chi ottiene il maggior numero di voti. Il 20 e il 21 settembre prossimi si voterà per rinnovare il Consiglio Comunale e per eleggere il nuovo sindaco dopo la caduta dell'amministrazione di centrodestra guidata da Ennio Facciolini. Tre i candidati sindaci in corsa, Fabio Altitonante, Alessandro Di Giambattista ed Eleonora Magno. Fabio Altitonante, il suo slogan, la forza del fare. Quale sarà questo fare? Ricostruire Montorio. Oggi siamo in uno scorcio del colle, fino al 2009 ci vivevano 1.000 persone, sono passati più di 10 anni, siamo ancora a zero. La ricostruzione è ferma, migliaia di cittadini non vivono più a Montorio, non ci sono più servizi per attrarre i turisti e in ultimo Montorio nemica delle imprese, non si creano posti di lavoro da anni. Le novità del suo programma quali sono, se le volesse condensare in poche parole? Non sono un marziano, non ho la bacchetta magica, però quando hai la forza del fare e il comune di Montorio ha tutte le risorse all'interno del proprio bilancio che non sono utilizzate da anni, abbiamo una visione chiara sulla ricostruzione e la faremo nei prossimi 5 anni, abbiamo una visione chiara su come far tornare le imprese a Montorio e abbiamo una visione chiara su come attrarre i turisti. A Montorio non c'è nulla da inventare, abbiamo una posizione strategica straordinaria, siamo a mezz'ora dal mare, mezz'ora dal lago, mezz'ora dalla montagna e abbiamo il fiume Vomano. Bene, partiamo dalla valorizzazione di quello che abbiamo. Alessandro Di Giambattista è stato già sindaco di Montorio al Vomano anni fa in rappresentanza del centro-sinistra. Sono stato sindaco 10 anni a Montorio e 10 anni assessore, quindi penso di poter spendere la mia esperienza a favore del comune di Montorio, perché dopo 2 commissariamenti consecutivi ritengo che Montorio abbia bisogno di stabilità e di un'amministrazione che duri 5 anni per portare a termine i progetti che ci prefiggiamo. I progetti del suo programma? Principalmente c'è bisogno di far ripartire la ricostruzione per riportare a Montorio quanti più residenti possibili, dopodiché un intervento serio sul centro storico, un rilancio del centro storico, un rilancio del lungofiume. Il primo progetto di lungofiume, quello utilizzabile, è stato inaugurato dal sottoscritto nel 2005, quindi io credo fortemente in questo progetto. Poi rimettere Montorio al centro degli interessi della provincia di Teramo e quindi soprattutto dell'entroterra teramano attraverso un ricollocamento di Montorio negli assi della viabilità veloce, quindi la costruzione di un casello autostradale che guardi verso Montorio e il prolungamento dell'8-0. Eleonora Magno, il suo slogan recita insieme con slancio verso il futuro, ma quale sarà questo futuro secondo lei? Un futuro di ricostruzione globale, questo vorrei precisarlo, quindi non soltanto ricostruzione di edifici privati e pubblici, che pure sono una necessità impellente, che tutto riprenda immediatamente forma e che si consenta a chi è andato via dopo gli eventi sismici di rientrare, è la priorità. Lei che promesse fa?
di avere un progetto che integri una serie di interventi. Gli interventi devono partire tutti contemporaneamente, ricostruzione certamente fisica, attenzione al decoro e quindi alla manutenzione ordinaria non solo del centro ma anche di tutte le frazioni di Montorio, perché deve essere un luogo con caratteristiche di servizi, di attenzioni che rendano alta la qualità della vita, e tutto questo deve favorire il turismo, un nuovo modo di fare turismo. Noi puntiamo al turismo verde, al turismo lento che è espressione cui tengo, perché in opposizione a un'idea di sviluppo che si accordava con il progetto autodromo-motodromo, e invece qui noi lavoreremo sul recupero dei sentieri, del tratturo, delle mulattiere, per creare un circuito che si metta d'accordo con il turismo agribio, con una filiera corta di produzione aziendale, e quindi far fiorire quelle che sono le nostre vocazioni. Proseguiamo con una notizia che riguarda i carabinieri di Chieti. Il colonnello Alceo Greco, 45 anni, originario di Napoli, e il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Chieti. L'ufficiale, insediatosi lo scorso 14 settembre, giunge da Roma, dove per 2 anni ha ricoperto l'incarico di capo della seconda sezione dell'ufficio di gabinetto del ministro della difesa. Greco, che prende il posto del colonnello Florimondo Forleo, in precedenza è stato in Calabria, dove ha guidato dal 2014 al 2018 il reparto operativo di Catanzaro. L'attività in terra calabra era iniziata nel 99, quando, terminata la scuola ufficiali, era giunto a Vibo Valentia come comandante di plotone dello squadrone eliportato Cacciatori Calabria e poi come comandante del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gioia Tauro. Nel 2002 a Sarzana ha ricoperto l'incarico di comandante della compagnia carabinieri. Nel 2005 a Milsimeri, in provincia di Palermo, ha assunto il comando della compagnia. Dal 2008, come detto, è a Roma. Greco è stato 4 anni alla guida della compagnia carabinieri Roma Cassia e 2 presso la scuola ufficiali. Adesso la scuola chiude i battenti. Il mercatino del libro usato e aula studio organizzati dall'Arci Pescara, Associazione Ginestra e Libera, Associazione Studentesca, oltre che Associazione PAS. Bilancio positivo anche considerando l'emergenza sanitaria e le dovute precauzioni. Sentiamo. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico è tempo di bilanci per i mercatini del libro usato. Siamo qui a Pescara in via Campobasso, il mercatino dell'Arci ma anche di altre associazioni. Un bilancio positivo? Assolutamente, come Arci, Ginestra, Pass e Lass abbiamo dato vita a questo mercatino, è andata molto bene, c'è stata molta partecipazione, molta frequenza, molta affluenza da parte delle famiglie e degli studenti medi ed anche universitari, perché oltre il mercatino del libro usato, qui in via Campobasso, in questo circolo Arci, il circolo Babilonia, abbiamo creato anche un'aula studio, in un momento in cui aule studio non ve ne sono, gli studenti universitari hanno anche difficoltà a trovare luoghi in cui studiare. Tanti libri venduti e ricevuti, e molti studenti che appunto nel pieno rispetto rigoroso delle norme anticontagio hanno potuto e hanno trovato un luogo in cui studiare in sicurezza e in tranquillità. Abbiamo cercato di rendere più accessibile l'acquisto dei libri, soprattutto perché sappiamo che soprattutto per gli studenti delle superiori i libri e le spese che un genitore deve affrontare molto spesso ammontano sulle 300, anche 400 euro, insomma sono molto onerose, e noi abbiamo cercato di restituire dei libri in buone condizioni anche a tutti gli studenti che ne avessero bisogno, magari a metà prezzo, anche un po' di meno, cercando appunto di renderli più accessibili. Come è andata poi con le norme anti-Covid? Diciamo che siamo stati molto attenti, abbiamo cercato di mantenere sempre mascherine, distanze, abbiamo segnato anche le distanze di sicurezza e disposto le sedie in modo tale che il metro di sicurezza fosse sempre rispettato, e soprattutto abbiamo un dispenser all'entrata per igienizzarsi le mani, quindi è andata bene, è andata bene. I soldi incassati come li utilizzerete? Pensiamo di restituire il 40% dei soldi, o meglio, il 40%
del prezzo del libro, perché noi poi lo veniamo al 50%, ovviamente a chi ce li ha portati, a chi ce li ha consegnati, in modo tale che ne possano avere un ricavato, e il 10% trattenerlo invece per poter ristabilire, diciamo, questo luogo, che è un luogo di incontro per tutti gli studenti e per fare una sorta di fondo cassa. 25 studenti del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo questa mattina hanno incontrato i dirigenti della polizia stradale per una lezione sulla sicurezza al volante. Sentiamo. Inizia con la polizia l'anno scolastico di 25 studenti del liceo Spaventa di Città Sant'Angelo. Incontro questa mattina in comune con i dirigenti della polizia stradale con l'obiettivo di inculcare nei giovani il rispetto della legge. Non basta più reprimere, dice un uomo in divisa attraverso uno schermo. In questo caso il tema è circoscritto alla sicurezza al volante. I ragazzi, infatti, tutti neomaggiorenni, sono nel periodo in cui si può conseguire la patente. Quest'anno questo incontro viene veramente... è importantissimo, perché noi comunque con l'amministrazione comunale, con le altre associazioni, con le istituzioni del territorio stiamo organizzando una scuola, un'educazione diffusa, perché con il Covid e con le problematiche ad esse connesse noi comunque abbiamo fatto uno sforzo progettuale anche di aggregazione delle discipline, e partire con un'attività laboratoriale che è collegata all'educazione civica, alla sicurezza stradale, al benessere dei ragazzi, è anche un modo per abituarli alle regole condividendole, e in questo momento condividere le regole, sentirle proprio, è fondamentale. Secondo l'Istat, nel 2018, ultimo anno di cui sono disponibili i dati, in Abruzzo si sono verificati 3.145 incidenti stradali che hanno provocato 76 morti e 4.683 feriti. Dalla sala consiliare di Città Sant'Angelo, gli studenti si sono collegati telematicamente con il Conservatorio Cascella dell'Aquila e il Liceo Romita di Campobasso. Investire su quella che può essere la formazione, l'informazione a questi giovani ragazzi che si approcciano a quello che è la vita al di fuori di quella scuola è una forma importante, perché riesce a garantire una situazione di maggiore sicurezza per le macchine e soprattutto per la viabilità. Ed ora gli eventi. Orsogna, Crecchio, Guardia Grele ed Ortona sono i quattro comuni coinvolti nella terza edizione del Festival Internazionale degli Abruzzi, che si terrà dal 18 settembre al 4 di ottobre e che è stato presentato questa mattina a Pescara. Terza edizione del Festival degli Abruzzi, un appuntamento che si ripete, si rinnova, assessore, un appuntamento che vuole portare e vuole far vedere le bellezze della nostra regione anche fuori dai confini regionali. Assolutamente sì, ci tenevamo che si svolgesse, ringrazio gli organizzatori, perché nonostante, insomma, il clima che c'è, le difficoltà legate al Covid, chiaramente si porta avanti, peraltro coinvolge quattro bellissimi borghi del nostro Abruzzo, borghi importanti, borghi che non sono belli non solo dal punto di vista architettonico e naturalistico, ma anche perché rappresentano in pieno l'enogastronomia del territorio, e ci tenevamo perché peraltro si rivolge ad un mondo particolare, un mondo dell'arte che riesce a costruire, a realizzare e a oltrepassare i confini dell'altra sponda dell'Adriatico. Direttore, vogliamo spiegare il senso di questa manifestazione Arte in Vita? Una manifestazione che ha programmi e progetti ambiziosi. Essendo spesso gli artisti persone libere, riescono a entrare, a stare veramente in contatto con il mondo, a captare quelle che sono le esigenze del contemporaneo, per capire come, per trasmetterci come riuscire a vivere meglio nel futuro. Quindi sono molti gli spettacoli quest'anno di performative contemporanee, sempre abbiamo una pubblicazione di un libro in cui cerchiamo di connettere il mondo degli anziani con quello delle arti contemporanee, lavoriamo molto con le scuole, quindi cerchiamo sempre di creare dei ponti generazionali tra quelle che sono quello che sarà il futuro del nostro territorio, che stiamo cercando in qualche modo di coinvolgere sempre di più, perché come dicevamo in conferenza è un territorio che può accogliere e che secondo me non ci rendiamo conto, io in primis da abruzzese, di quello che abbiamo intorno e possiamo valorizzarlo veramente molto, e grazie a questo festival lo facciamo in quattro comuni, connettendo tutti questi comuni tramite la strada Marrucina collega la Maiella con il mare Adriatico, quindi oltre a quello che noi facciamo direttamente con gli spettacoli cerchiamo di promuovere anche
i posti dove si svolge il festival. Le opere di Pasquale Raffaello e Luigi Celommi sono digitalizzate e mostrate a tutti sul web grazie a un progetto che si sta completando e che sentiamo nel servizio. Una galleria d'arte online, quella dove sono conservate le opere dei Celommi, la famiglia di artisti legata a Roseto degli Abruzzi. Una volta digitalizzate, le opere saranno così disponibili a tutti. Un portale che raccoglierà, insomma, mira a raccogliere tutte le opere di Pasquale Raffaello e Luigi Celommi. Certo, non è un'opera facile perché abbiamo fatto una stima di circa 6.000 opere, se riusciamo a rintracciarne una bella parte è già un gran lavoro. Per il momento siamo partiti con Pasquale Celommi, e Pasquale Celommi abbiamo fatto una stima che ci siano 2.000 opere in giro per il mondo. E noi abbiamo circa 300 foto di quadri, però una gran parte di queste foto ancora non sappiamo né dove sono collocate né conosciamo altre indicazioni di queste opere. Ed è per questo che chiunque si ritrovasse un quadro firmato Celommi può scrivere una mail a catalogazione.celommi@team.it. Tra gli autori della galleria digitale, storici d'arte, giornalisti, catalogatori, restauratori, il tutto tramite finanziamento della Fondazione Tercas con il patrocinio della provincia di Teramo e del comune di Roseto degli Abruzzi. Il lavoro è già partito da un po' di tempo, da un anno circa, e il 25 di settembre presentiamo questo lavoro fatto fino ad oggi. Ed ora lo sport. Questo pomeriggio alle 18 la seconda uscita precampionato per il Pescara, che al Mariani Pavone di Pineto affronterà in amichevole una squadra di Serie C, la Ternana, dell'ex DS biancazzurro Luca Leone. Ulteriori prove in vista dell'esordio in campionato contro il Chievo di sabato 26 settembre alle ore 14 e di ulteriori innesti di mercato dei prossimi giorni. A proposito di volti nuovi, si presenta ai nostri microfoni il neocentrocampista del Pescara Stefan Omeonga, che è arrivato a titolo definitivo dal Genoa firmando un contratto triennale. Sentiamo. Ecco uno dei volti nuovi del Pescara, Stefan Omeonga, arrivato dal Genoa. Si parla molto bene di te, arrivi in una società ambiziosa come il Pescara che vuole far bene nel prossimo torneo dopo la sofferta salvezza dell'ultimo campionato. Bene, perché anche io sono ambizioso. Penso che abbiamo fatto, cioè non è ancora finito il mercato, però abbiamo fatto già qualche buon acquisto, e poi il gruppo è bello dinamico e cioè abbiamo tutti fame e voglia di far bene. Molti si chiedono come mai Stefano Meonca giochi in Serie B, giocatore che potrebbe giocare molto tranquillamente in Serie A. Però non sono l'unico, se guardi la rosa ci sono anche dei giocatori che hanno la qualità per giocare in A, se siamo là è per un motivo e abbiamo tutti voglia di salire, cioè abbiamo voglia di far bene e poi si vedrà come andrà il campionato. Sei giovane ma hai già una certa esperienza in Italia, hai giocato in una provinciale come l'Avellino ma poi hai indossato la maglia del Genova. Arrivare a Pescara per te oggi cosa significa? Significa, cioè, io ho visto questa piazza come una piazza importante. Pescara è una società importante che ha, anche nel passato ha dimostrato di essere una bella società, e quindi il campionato che ha fatto l'anno scorso non è da Pescara, quindi io sono venuto qua solo per far bene, per rilanciarmi anche. Il presidente sia il mister mi hanno dato questa fiducia, hanno creduto in me, devo ringraziarle e anche dimostrare sul campo che sono un bel acquisto. Trattativa veloce, come è nato questo interessamento del Pescara e come si è chiusa questa trattativa poi? Io ho parlato con Mister Odo, è lui che mi ha dato questa voglia, che mi ha dato questa sicurezza di venire qua, e
È vero che questa trattativa è andata veloce, però è meglio così. Sono venuto più presto e sono venuto per vedere i ragazzi e anche conoscere il mister e tutti. Per chiudere, quali le tue caratteristiche, dove preferisci giocare? Perché sei un giocatore tra l'altro molto, molto duttile tatticamente, qual è il modulo che preferisci? Il modulo che il mister sta mettendo, che sta facendo, mi piace. Facciamo il 4-3-3, non lo so se giocheremo così, però posso fare tutti i ruoli al centrocampo e ovunque il mister mi metterà io darò il massimo. Sono stati sorteggiati i gironi di Serie D. Le 5 compagini abruzzesi sono state inserite, come oramai da tradizione, nel girone F. Ecco qui la composizione. Pineto, Giulianova, Notaresco, Castelnuovo e Vastese, dunque, sono tutte nel girone F. La novità è l'inserimento di 4 formazioni laziali ed una campana. Le laziali sono il Rieti, l'Aprilia, il Fiuggi e il Sintialbalonga. La campana è il Matese. Confermate le 3 molisane, cioè Campobasso, Olimpia Agnonese e Vasto Girardi, e le 5 formazioni marchigiane: Recanatese, Monte Giorgio, Castelfidardo, Porto Sant'Elpidio e Tolentino. Escluse da questo girone le squadre romagnole. Ed è tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo aggiornamento è alle ore 19. Se volete on demand, i nostri servizi tra poco saranno disponibili su YouTube e sul sito tv6.it. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.